Ria 4,50. Benvenuti e bentornati in un nuovo video. Mentre ci sono gli intrusi, solo pagina del canale del mototurismo italiano. Siamo qui sul lago di Lecco insieme a Royal Enfield, al lancio stampa della guerriglia 4,50, ma non a caso di fianco c'è un Himalayan, perché in questo video, oltre al lancio, mentre mi mettono in moto, mannaggia Davide, la presentazione della guerriglia 4,50 con tutti i colori, le specifiche e quant'altro, andremo a vedere un attimino, prima di partire con i numeri, le differenze di queste due moto. Eccoci qua ragazzi, allora siamo con la guerriglia 4,50 e quella è la sorella che è nata prima rispetto alla guerriglia. Cosa hanno in comune? Beh, il motore 4,50 con 40 cavalli e 40 Nm, giriamo a favore di sole che vi faccio vedere un attimino il resto dei dettagli, e ovviamente potete vedere lei monta il cerchio da 17 sia all'anteriore che al posteriore, lei invece monta il cerchio da 21, ma lei non conosciamo. Adesso vi faccio vedere solamente altre cose, ovviamente sovrastrutture che cambiano. Qui abbiamo una forcella da 43 mm classica, sempre marcata Showa, lì abbiamo degli stelli rovesciati, ma lasciamo perdere. Vediamo che qui abbiamo dei cerchi tubeless da 17 all'anteriore e 17 al posteriore, l'ammortizzatore posteriore che veramente lavora di un gran bene, e come potete vedere anche la sella con tutta la sua lina cambia totalmente rispetto all'Himalayan 4,50. Adesso vi faccio vedere un attimino i colori ed eccoli qua, i due colori secondo me più belli e anche a questo momento disponibili al lancio sono questi qua. Cambia di qualche centinaia d'euro, ma poi vi faccio vedere tutta la differenza che ci sono nei vari modelli. Vedete, questa qui è tutta nera con i richiami sia sul codino, il tappo della benzina spostato da una parte, come anche la strumentazione, riga di riferimento che copia. E invece noi abbiamo, diciamo, la versione un attimino un po' più sbarazzina con questo giallo. A me il giallo piace tantissimo. Dove abbiamo detto il tappo che è identico a quello dell'Himalayan spostato da una parte, stessa strumentazione, leve non regolabili, però rispondono abbastanza bene, TFT. Adesso ve lo accendo e vi faccio vedere. Ecco, con il logo, oddio, tocca sempre perché lei sfarfalla. Adesso aumentiamo, diminuiamo la luminosità. Eccolo qua, dove abbiamo sempre le solite impostazioni, dove possiamo comunque vedere, questa è la media che abbiamo fatto oggi, 31 km al litro, 67 km percorsi, 95 km alla moto, con tutte le impostazioni che sappiamo possiamo avere sul TFT della Royal Enfield guerriglia. Adesso comincia a far caldo, e nella grande carrellata di queste immagini che vi do della guerriglia 4,50, partiamo con le immagini dove sotto vi metto tutte le caratteristiche della nuovissima guerriglia 4,50. Eccola la nuova arrivata in casa Royal Enfield. Allora, partiamo da cosa spinge questa moto. Allora, abbiamo il motore Sherpa da 452 cc, 40 cavalli a 8000 giri e 40 Nm a 5500 giri. Raffreddata liquido e 6 velocità. Tutto quello che regala però un nuovo brio a questo modello della casa di Royal Enfield è la riduzione di peso rispetto all'Himalayan, facciamo riferimento a lei perché è comunque la base da dove partiamo. Perdiamo 10 kg, sono in ordine di marcia, si riduce il serbatoio a 11 litri, però consumando veramente poco riusciamo a far tranquillamente da 250 a 300 km di autonomia per questa moto. Un'altra cosa che le regala tanta agilità e un nuovo look sono i cerchi, dove abbiamo una coppia di cerchi a 17 pollici, 120-70, 160-60-17 al posteriore, veramente regalano agilità a questa moto atomica.
Come freniamo questa moto? La freniamo con un disco ventilato da 310 mm all'anteriore con pizza a doppio pistoncino marcata by Bray, identico 270 mm però pinza singolo pistoncino sempre marcato by Bray al posteriore. 43 mm è la forcella classica telescopica però sempre firmata Showa all'anteriore e 150 mm è l'escursione, mentre il monoammortizzatore con l'overaggio progressivo ne fa 145 mm. Tutta questa combinazione con l'angolo di sterzo ridotto di 4 gradi regala una grande agilità. Nuova lascella, identici i comandi, ride by wire, porta USB, display TFT, possibilità di avere il navigatore e quant'altro, è sempre tutto in dotazione con il cavalletto centrale di serie. Yellow Rainbow, Brava Blue, Gold Deep, Playa Black e Smoke Silver sono i colori. Partiamo da 5.340 euro fino ad arrivare alla versione che costa di più, che è 5.550 euro. Mentre dopo parliamo anche nelle dinamiche di guida, vi voglio fare della roba. Io intanto preventivamente ho aperto già la sella, che adesso è un unico pezzo. Allarghiamo di quadratura e vi faccio vedere. Questo è il sottosella della Guerrilla 450, dove possiamo mettere comunque i documenti. Qui abbiamo l'impianto dell'ABS, la batteria e nient'altro. Sotto abbiamo gli strumenti. Qui abbiamo due pochette, penso che una sia per i documenti e l'altra sia per gli strumenti di prima, posso dire, di prima e equipaggiamento per poter fare le cose basilari, per smontare qualche carena e quant'altro. Che lei ha un avancorso un po' più stretto rispetto all'Himalayan 450 e questa cosa gli regala una bella... però dopo, diciamo... dopo quello ve lo racconto dopo quando saliamo in sella. Non so quando metterò questa parte, ma ci siamo fermati per fare un attimino un po' di shooting, primi chilometri con la Guerrilla 450 nello stretto, nella strada e nel diciamo nel community cittadino, anche se adesso siamo proprio sul lago di Lecco a fare un po' di shooting. Cosa vi posso dire? Onesta, sincera, molto 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 agile, ma tantissime altre cose vi dirò più avanti durante il primo contatto. Poi cosa non scontata, siamo qui con gli amici del 6%. Loro sì, la stanno provando in doppia, quindi no, non intervisto no. Lui, ma intervisto lei. È lei che guida. Come va dietro? No, bene. Subito i primi chilometri, i primi 50 chilometri. Il diciamo la parte d'appoggio è ancora intatta. Il deretano, volevo dire. No, vabbè, volevo essere parlando con la signora, visto che questa conformità della sella ce l'hanno comunque espressa come oltre a un elemento di design, sì, anche comoda. Sì. Il secondo cosa dice? Per i primi 50 chilometri approved. Quindi grazie a S%isti, ciao. Ma ragazzi, guarda, non è una passeggiata del 100%, l'ho noleggiata io. Ah. L'ha data a Royal Enfield a noleggio per capire le differenze del passeggiato. Siamo messi così. Eccoci qua ragazzi, benvenuti e ben arrivati alla prova su strada della nuovissima Guerrilla 450 di Royal Enfield, dove ci stiamo apprestando a fare l'ultimo shooting della giornata, dove praticamente, ed eccoci qua, stiamo facendo un po' di foto e vi faccio vedere che sia l'agilità che la morbidezza del motore regala veramente una bella pastosità. E nel momento in cui tocca fare anche tutti questi movimenti, così vi faccio vedere anche un po' di dietro alle quinte, dove queste qui sono tutte le moto che stanno provando, tutte le moto che stiamo provando, che c'è Cervone,
capo Valentini di Royal Enfield, siamo qui a raccontare un attimino come va tanto il retroscena di un lancio stampa di una qualsiasi motocicletta. Adesso ci apprestiamo a partire ed ecco qua, vi racconto, stacco dalla frizione, bello, morbido e amichevole, così ci apprestiamo a fare le prime curve raccontandovi la triangolazione, manubrio, sella, pedane, dove veramente regala una bella maneggevolezza e la chiusura di sterzo dentro che bella, ti fa chiudere soprattutto i tornanti. Diciamo che se avete presente un po' come si guida la Hunter, da un po' quella idea lì, insomma, di moto, dove però qui sospensioni, freni e quant'altro, erogazione del motore, ne fa veramente, veramente da padrone. Passiamo piano, che ci sono i ciclisti. Ok, allora quinta, vedete, stiamo facendo tornate. Adesso mettiamo la terza. Lei non spistona, si fa guidare, bella morbida, gas. E ovviamente, vi racconto, siamo nella mappa, quella lì, performance, dove da stamattina, a moto praticamente nuova, abbiamo fatto 88 km con un consumo medio di 30 km. All'idro segnalo, secondo me, a prima impressione, un po' meno vibrazioni dell'Himalayan, dove, come potete vedere, qualche collega va un attimino un po' più spedito, e questo qui è quello che è capace di regalare anche le gomme di serie di questa Guerriglia 450. Beh, posizione poi del freno, frizione e freno posteriore lavorano comunque benissimo in simbiosi, praticamente ha tenuto tutto quello che c'era di buono della Himalayan 450. Il pregio di questa moto è soprattutto i 10 kg di differenza che ci sono tra l'Himalayan e questa qui. Sarà un motore un po' più piccolo, un po' 11 litri di capienza con il tappo decentrato, però la calzata delle gambe al serbatoio è bella comoda. Grande sorpresa rispetto all'Himalayan è la seduta, dove io mi trovavo molto più comodo con la sella tutta alta dell'Himalayan. Questa invece non è regolabile, però è tutto un unico pezzo. Però molto più comoda, secondo me, come inclinazione di sterzo e seduta è tutto forse un po' più azzeccato, almeno per la mia postura, per la mia altezza, che sono 1,72. Altra roba figa che vi volevo dire è il fatto che, beh, oggi sono 17 gradi, temperatura perfetta per girare in moto, ma non si è mai sentita partire una ventola, anche nei vari stop and go che abbiamo fatto, nelle varie situazioni in cui abbiamo dovuto tornare indietro, stare tanto tempo con la moto accesa, e quindi si è comportata veramente bene. Cosa che mi è veramente rimasto, mi ha lasciato di stucco, è il cerchio da 17 con anche la forcella tradizionale da 43 mm, però sempre fatto in collaborazione con Showa, regala un grande feeling. È il monodietro lavora sempre comunque in modo egregio, fa il suo in tutte le situazioni, la figata che anche sulle buche non scalcia, praticamente non ti arriva il mono dietro la schiena. Mentre a livello dinamico, cosa vi posso raccontare? Il cambio fluido, mentre fra la prima e la seconda, se giusto vogliamo fare qualche appunto, sembra come togliesse erogazione alla prima marcia, e poi ne darebbe di più nel momento in cui poi vai a innestare la seconda. Non lo so, una questione di ride by wire che va un po' così, non lo so, sono sincero. È l'unica cosa in cui ancora non ci ho fatto ecco la mano, può essere che anche sicuramente quello. Poi al corredo di questa moto comunque farà LED davanti, dietro, stesso codino della Himalayan, ma una figata è che ha tenuto il cavalletto centrale, cosa che io pensavo che non ci fosse su questa versione. Invece Royal Enfield ha preferito lasciare comunque la comodità del cavalletto centrale per una manutenzione alla catena o comunque in caso di forature. Ah, mi appoggio al discorso forature, perché per dirvi che
Questa moto è totalmente tubeless, quindi basta un semplice kit di riparazione con un compressorino, e nel momento in cui bucate avete risolto tutti i vostri problemi. La posizione della strumentazione è leggermente decentrata, si vede quasi sempre bene, perché oggi avevamo un pelarino di sole alle spalle e secondo me, cambiando l'inclinazione un po' la posizione rispetto all'Himalayan, soffre un po' il sole alle spalle. Guardate, in quarta esco da sto tornante, mamma mia, proprio bello morbido, pastoso, bello, divertente, proprio per fare questi tipi di giri. Poi ovviamente io la terrò per molto più tempo e vi sarò a dire un po' anche come viaggiare, caricare. Già comunque ci ho caricato una borsettina dietro, perché ha le maniglie praticamente per il secondo di metallo, e quindi ci puoi tranquillamente con due rock strap, cinghie, quello che avete, legargli le borselli, borse. E ovviamente posizione di guida ok, ma non essendoci nessun tipo di cupolino, nessun tipo di parabrezza, cosa che qualcosina oggi ci ha fatto vedere in presentazione il pacchetto degli option, dove abbiamo visto che comunque una sorta di cupolino per deviare il flusso dell'aria c'è. Quindi secondo me anche qualche viaggetto può essere alla portata di questa moto, ma poi quello ve lo racconterò più avanti. Oggi siamo al primo contatto, al primo racconto di questa guerriglia 4,50, vi ripeto, 40 cavalli, 40 Nm, 6 marce, bla 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 bla, tutto quello che c'è da sapere ve l'ho indicato all'inizio del video. Oggi abbiamo fatto anche un tratto di spostamento in tangenziale dove il limite era dei 90 km orari, viaggio con un filo di gas intorno ai 4500 giri, se non ricordo male, 4000-4500 giri a 90 all'ora, consumando veramente poco, anche se ci stiamo divertendo. Comunque stiamo facendo adesso i 30 al litro e quant'altro. Altri comportamenti strani, anche se abbiamo fatto comunque quasi 100 km da questa mattina, ma soprattutto fatte in questo contesto qui, strade strette, curve, inversioni di marcia e quant'altro, veramente una moto facile, anche giusta di sella, cambiando la sella, mettendo i cerchi da 17, ovviamente la moto un po' si è abbassata, anche meno escursione rispetto a Himalayan, e quindi diciamo non ci sono nessun problema. Un altro appunto che vi faccio: questa è la versione che costa di più, la versione Analogic, se non ricordo male, è la base, quella che costa meno di tutti, non ha questo tipo di TFT, ma ha un cruscotto misto analogico digitale, che è lo stesso che trovate sulla Super Meteor 650, dove da una parte avete poi le indicazioni con la lancetta della velocità e quant'altro, a destra avete il trippy. Dinamicamente, se non c'è nient'altro, le pedane del posteriore sono saldate al telaio come la IMA, pregio, difetto, è comunque una lavorazione che costa meno ovviamente che mettere un bulone e separare le pedane del secondo, però diciamo per mantenere bassi prezzi, diciamo forse l'unica nota che mi sento di fare a questa moto. Poi, per essere pratica, divertente, è guidarla in queste curve con la massima disinvoltura e facilità, trasferimento, anche casa lavoro, vi volete divertire e quant'altro, io ragazzi ve la consiglio, anzi più che consigliarvela, per vedere se siete d'accordo con me, andate in qualsiasi concessionario Royal Enfield che ha la Guerriglia 4,50, qui potete vedere di fronte a me anche l'altra colorazione nera, i prossimi arriveranno a breve, di provarla, perché è un mezzo veramente veramente riuscito, secondo me anche a livello estetico un po' somiglia ad altre moto già presenti sul mercato, però di buono Royal Enfield è riuscita a comunque dargli una sua anima, una sua interpretazione e comunque un suo stile, con il suo prezzo. Quindi grazie ragazzi per aver visto questo
approccio, questa presentazione stampa della guerriglia 4:50, vi lascio ai saluti finali di sabato con pregi, difetti, una qualche altra considerazione, se c'è qualche altra cosa ve lo aggiungo a piè del video. Intanto grazie ragazzi e vai sabato per la chiusura del video. Ciao ragazzi! Eccoci arrivati, finito il giro della presentazione media della guerriglia 4:50, eccolo qua, siamo arrivati a Milano con qualche goccia d'acqua, ma adesso si torna a Tavuglia, però mi raccomando, Milano facciamo un po' d'autostrada sotto l'acqua, però rimanete sintonizzati perché questa moto mi verrà lasciata grazie a Royal Enfield per fare ancora qualche prova e qualche giro. Se avete qualche domanda scrivetelo sotto in descrizione, mi raccomando, visto che tanti di voi mi seguono ma non sono iscritti, però mi raccomando, se volete è gratuito, quindi seguitemi anche su Instagram, così vi lascio le prossime, oh, questa è l'Himalaya, un po' di curiosità prossimamente nei prossimi giri. Quindi grazie ancora a Royal Enfield e alla guerriglia 4:50. Ciao ragazzi, il campanello, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi. Comunque mai presa così tanta acqua, una roba impressionante. Vabbè, Arletta Armetio della Protezione Civile, vabbè, però tolto questa la guerriglia ha poco guerrigliato, non mi ha lasciato a piedi. Allora faccio vedere, manutenzione, toccherà fare già il tagliando, faccio vedere i consumi. Allora, 525 km con la media di 29,6, la moto a 555 km, autostrada, giro, partenze, risalite, prove, poi ve la racconto, sono cotto.